Amici del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Parliamo finalmente dell'album dei Foo Fighters, Medicine at Midnight, un album uscito giusto ieri, il 5 febbraio, tra l'altro mio compleanno, quindi grazie Foo Fighters per il regalo e tanti auguri a me. È un album che va a distaccarsi completamente per la cronaca dagli album che abbiamo sentito fino all'ultimo, Concrete and Gold, che caratterizzava la band di Seattle di Dave Grohl. È una recensione, tra molte fila di virgolette, a freddo, perché l'album l'ho dovuto ascoltare due volte per cercare di darvi una mia opinione non troppo a caldo. Spiego perché. Questo Medicine at Midnight, a mio modo di vedere, quindi un'opinione che conta pochissimo, è un album che potrebbe essere molto divisivo, perché appunto il concept che c'è dietro è totalmente diverso rispetto già a un album post grunge come Concrete and Gold o anche semplicemente Sonic Highways, per non parlare anche dei must dei Foo Fighters, come per esempio The Colors and the Shape e compagnia cantante. È un album che si distacca da questo post grunge e va, diciamo, a infilarsi in una categoria più pop rock, possiamo dire, una categoria che, diciamo, ha comunque dello studio dietro, che però ammetto possa non piacere a tutti. È un album che a me personalmente lascia molto nel limbo, per quanto ci siano spunti molto carini e cose che a me non è che abbiano fatto tanto impazzire. Il titolo del video è abbastanza emblematico, un po' per delle dichiarazioni dette dallo stesso Dave Grohl e un po' perché effettivamente, soprattutto in alcune track, c'è del richiamo all'artista citato nel titolo. Già questo Medicine at Midnight, secondo Dave Grohl, vi riporto la dichiarazione precisa, è stata un'ispirazione all'album Let's Dance di David Bowie, e ovviamente richiami al sound di David Bowie ci sono e anche palesi. Per esempio la title track Medicine at Midnight è tantissimo David Bowie e pochissimo Foo Fighters. Questo Medicine at Midnight comunque presenta delle spunti interessanti, in particolare l'apertura Making a Fire è una canzone allegra che comunque secondo me nel contesto ci può stare. Mi è piaciuta molto Waiting on a War, che è stato anche uno dei singoli che ha anticipato l'uscita di questo Medicine at Midnight. Per il resto ci sono delle canzoni che possono annoverarsi tra le ballad dei Foo Fighters comunque interessanti, per esempio l'ottava track su 9, ovvero Chasing Birds. Altre canzoni invece mi hanno detto molto molto poco, come per esempio Holding Poison o anche No Son of Mine. Anche questo Medicine at Midnight possiamo definirlo un concept album. Da Sonic Highways diciamo che i Foo Fighters hanno intrapreso diversi tipi di concept. Se da Sonic Highways per esempio si cercava di dare un tributo al sound del rock americano in diverse canzoni per diverse città, qui probabilmente le ispirazioni a Bowie e questo sound ricercato ma più in chiave pop è abbastanza evidente e diverso in ogni canzone. Ogni canzone secondo me esprime un genere di rock diverso, esprime un gusto diverso, per questo è un album abbastanza divisivo, se non totalmente divisivo. Per esempio a me sono piaciute due o tre canzoni in particolare, magari a qualcuno di voi potrà piacere tutto l'album per intero. Su 9 canzoni, un terzo dell'album, è comunque una percentuale interessante. Non è un brutto album, è un album che secondo me può dare due giudizi diversi, uno se ascoltato a caldo e uno se ascoltato un pochino più a freddo. Non è un brutto album, certo, da Sonic Highways passando per Concrete and Gold e questo Medicine at Midnight, i Foo Fighters hanno intrapreso una strada che a lungo andare a me non è che pigli tantissimo. In ogni caso lo ritengo questo Medicine at Midnight inferiore rispetto ai due che ho citato, perché Sonic Highways rispetto a Medicine at Midnight secondo me è a una spanna sopra. Questo Medicine at Midnight è un album a sua volta ricercato, che però, come ho detto prima, può essere tanto tanto divisivo. In ogni caso le canzoni che io vi consiglio sono sicuramente Waiting on a War, sono sicuramente Chasing Birds per quanto sia una ballata standard, e anche l'apertura Making a Fire, che è una canzone comunque molto allegra che si va a distaccare sì dal sound tipico dei Foo Fighters, che però comunque dà tanti spunti secondo me interessanti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Medicine at Midnight, se voi piace totalmente, se invece lo bocciereste totalmente, e nel caso aspetto le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Il saluto da parte di Vetorgard, ci vediamo al prossimo video.